Maurizio Amato che ha fatto secondo posto all'OGS di Caserta. Secondo posto, dici bucchino. Dici un po' lo score, dai. Allora, ho concluso 5 vinte e una patta e la patta è stata con Ciro che ha fatto primo posto con il mio stesso score. E niente, ho portato 10 shizu che ho provato in live in questa settimana. Perché si dà TS, il tappetino. Ho portato il TR Shizu, la lista che ho provato sta settimana, in live. Ho performato bene. Ora ve la faccio vedere. Allora, ho giocato. Doppio Rino sempre perché non mi piace a tre, non voglio vederlo più copie, diciamo, quindi a due secondo me va bene. Vabbè, tre Sherin, tre Avnis, tre Melli, Melli ora a tre. Ma finalmente è tra l'americano questo. Sì, Melli mo a tre perché giochi sprint e ti va a fare, ti va a completare il reparto di normal con Rino e... in questa tema, quindi hai 5 normal in totale. Ho giocato, reparto Bissell, 3 Druid, 2 Magnut, un Sarin, stesso reparto del Wise, raga, questo qua non vuoi millarla, Mirror, se lo vedi è fortissimo ovviamente. E sono stati forti anche contro Pinguino, perché mi hanno fatto continuare le giocate Link dopo aver alzato, come cazzo si chiama, la statuina. Ho giocato, ho il reparto che verrà bannato, 3.000 euro, 3 Kerr, agito ancora perché a me piace e rispetto agli altri gioco ancora gli Araldini, perché essendo che era un OTS non volevo incentrarmi completamente sul mirror, perché diciamo che puoi beccarti più varietà di mazzi e questi qua sono fortissimi se non sono, se non sono TR Shizu. E vabbè, giochi questo perché ti serve come nome in più. E una volta mi ha fatto anche vincere che l'ho rebonato da, l'ho evocato da mano e mi ha rebonato il pezzo e ho fatto un 4. Ho giocato dopo tre pallerini, era forte, troppo forte, siamo in Mirror, c'è. Due spin. Due scream invece che uno, perché millata è fortissima. Se ci vuoi partire prima, ecco qua. Se ci vuoi partire primo è troppo forte, no? Marino, scream in cena, non va. Poi Thundery, oh, questa è la carta della vita, alto a Mina che mi sono preso l'ultimo turno. Mi sono preso l'ultimo turno e ho lottato ovviamente di questa. Instant che va bannata, doppia Salic invece di Salic e Crime, perché Crime, pensandoci, tu la avessi tappata sempre posto Salic, devi non prenderti droplet, Evelyn, queste cose qua. E millata di primo non fai niente. E quindi doppia Salic perché millata almeno fa qualcosa. Vabbè. Ora, sapete, c'è qualcuno che lavora questa raga? Passiamo all'extra. Extra, servi 3 Link, il mazzo non ha bisogno di rank 4 e calza la tutta. Fai un attimo. Qua ho giocato infusione, Sapelium, Dragon, Garura, e i tre questi qua, non ti servono di più. Sta pelle forte, sempre matchup come Pinguino e Sprite, lo va a calare sempre. Io non lo voglio con mio americano. Poi ho giocato la Babushka troppo forte, Dweller, ma giusto perché lo fai, Dweller. Redor invece di Baronessa, che non gioco più di Viner, in testing mi è sembrato molto più versatile, perché andavo a fare prima le giocate di Merli e Avnis, e poi con lo Sherin a terra facevo Redor, se mi faceva l'interruzione staccavo Sherin e facevo le varie fusioni. Poi vabbè, la carta più forte del mazzo, tutte più forti. Poi vabbè, giocare di side cambiata, non gioco solo, gioco 3 Ghostbell, scat shot perché è livello 2. Poi ho giocato doppio Bashi, tripla zombie, guarda me il pinguino, troppa paura di quel mazzo. Poi ho giocato tripla il TT, la carta più versatile della side, la va a inserire sempre, cioè, sappiamo che di seconda è forte. Fa set out con i vari Araldini, con i Beast, diventa matchup, le più twin per i contro, il pinguino, che è un contro, e Crime perché te la vai a mettere apposta nella Salic post side per non morire da droplet e tanto. Ringrazio i ragazzi del team. Mino per il come la streaming, se avete seguito il live su Twitch. Cioè, abbiamo stimato l'evento, settimana prossima si sarà a Salerno e vabbè, niente, alla prossima.